Bene, perfetto. Quindi con Mr. Kivu, con Christian, parleremo di quella che è stata la sua esperienza di campo e di come è riuscito un po' a trasferirla ai suoi giocatori. Ti faccio anch'io i complimenti per il Grazie Alberto. risultato appena ottenuto, perché in effetti tu lo sai meglio di tutti, vincere non è mai facile e di solito è sempre il frutto di un lavoro, non è mai per caso, no? Quindi credo che anche per te sia il giusto riconoscimento di un percorso, vero? Sì, è una gran bella soddisfazione per quello che ho iniziato a fare, ma è una bella soddisfazione per i ragazzi, soprattutto perché finire il settore giovanile da campione d'Italia penso che si porteranno dietro qualcosa che rimarrà nel cuore, che rimarrà nella testa, che sicuramente è un'esperienza utile per quello che dovranno affrontare da appena finito il settore giovanile in poi. Ti chiedo, tu questa vittoria l'avevi pianificata o comunque è venuta anche un po' alla fine, diciamo, come conseguenza di tante piccole cose che comunque hai fatto durante l'anno? Perché Ma è un gran lavoro fatto, e non solo quest'anno, perché io il 2003 questo gruppo ce l'ho da 2 anni, da 3 anni. Nel primo anno, Under 17, con loro abbiamo subito quello che è stata la pandemia, l'interruzione del campionato, la sospensione del campionato, la mancanza di partite, la mancanza di allenamenti. Poi abbiamo ripreso nell'Under 18 insieme, abbiamo continuato il lavoro, la stagione l'avevamo finiti come primi in classifica, come miglior attacco e miglior difesa, solo che poi nella fase finale abbiamo perso in semifinale. Ecco, poi in primavera abbiamo trovato un misto di tutto, di qualche ragazzi che erano fuori quota, rimasti per fare un altro anno in primavera, abbiamo portato su qualche ragazzo più piccolo. Ed è stato un misto di tutto, però ho sempre creduto in quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, nel lavoro che abbiamo fatto, sia fisico, sia tecnico, tattico, ma soprattutto mentale, per poi trovarci pronti ad affrontare le partite che contano. Ecco. Poi se ci ripenso, abbiamo avuto anche un po' di fortuna perché in semifinale quest'anno perdevamo 3-0 a 15 minuti dalla fine, però non avevamo fatto male, ma eravamo pronti dal punto di vista mentale ad affrontare anche quelle difficoltà e alla fine ce l'abbiamo fatta.